Allora, buongiorno a tutti, se prendete posto iniziamo in modo di non andare troppo oltre con l'orario. Grazie ai sopravvissuti dell'influenza e dello sciopero dell'ADAC, non ci facciamo una ragione di come siete tutti qui. Avevamo un saluto da parte della senatrice De Biase che ci ha comunicato che ha un grave problema familiare per cui non potrà essere con noi, ma manda il suo buon augurio di giornata di lavori a tutti noi, e il professor Ricciardi, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, sta arrivando ma ci ha pregato di iniziare con la nostra introduzione in modo da non far slittare i lavori. Quindi sono io che apro la giornata con un'introduzione, come sempre, che è un momento di riflessione particolare quest'anno, perché abbiamo realizzato che sono 10 anni che il nostro gruppo di lavoro si occupa di mortalità materna, quindi è un po' un'occasione per un bilancio. All'inizio siamo riusciti a fare meno, in questi ultimi anni siamo diventati molto attivi e abbiamo provato a comprendere quale fosse un po' il filo conduttore di questi 10 anni, e senza stupore ci siamo resi conto che è stata proprio l'immaginazione, l'ideazione, delle volte anche un po' la capacità onirica a guidarci in questo percorso. E abbiamo sempre guardato molto, molto lontano, e l'idea del sistema di sorveglianza così come è oggi l'avevamo in testa proprio dall'inizio dei lavori, e avevamo immaginato una sorveglianza ostetrica per il paese che ci permettesse di raccogliere i dati in maniera population based, tutti i presidi, tutti i professionisti coinvolti. Questi dati inizialmente li avevamo raccolti soltanto sulla mortalità materna, poi abbiamo iniziato ad occuparci di grave morbosità materna in IARMIS su richiesta proprio dei professionisti sanitari, e nel 2017 siamo partiti anche con un progetto pilota sulla mortalità perinatale. Quindi questa raccolta sistematica ci sta permettendo di avere veramente un osservatorio nazionale su quello che succede nel paese relativamente all'assistenza e agli esiti di salute delle mamme e dei bambini. Alla raccolta dei casi doveva seguire chiaramente la possibilità di avere una revisione sistematica di questi casi, di questi eventi sentinella. Questo l'abbiamo fatto collaborando con i professionisti presidio per presidio, e voi sapete che ogni caso di questi viene sottoposto a un audit all'interno dei presidi, in modo che tutti i professionisti che hanno partecipato all'assistenza possono in qualche modo dare un contributo nell'interpretazione di quello che è successo, per valorizzare le buone pratiche e per identificare anche le criticità. E questo promuove una cultura della non colpevolezza, che è ancora giovane nel nostro paese, promuove anche un'attitudine multidisciplinare a guardare i problemi. Questa analisi dei dati poi passa dal presidio alla regione, dove c'è un comitato multidisciplinare che fa le indagini confidenziali sul modello di quelle del Regno Unito, e ci permette quindi di avere informazioni sulla qualità dell'assistenza dei singoli casi, capire anche quali di questi casi sono evitabili o meno. Quindi questa analisi evidenzia appunto le criticità su cui lavorare, che possono essere cliniche ma possono essere anche organizzative. A questo deve seguire un momento proattivo, nel senso che la raccolta dei dati e la comprensione delle criticità serve solo ed esclusivamente se poi si è in grado di offrire qualche cosa per migliorare le criticità evidenziate. Quindi il momento dell'azione è per noi il momento fondamentale. Noi siamo appassionate di ricerca intervento, la ricerca pura della ricerca epidemiologica, della Turris e Burnea non ci appassiona, ci appassiona quella che ci consente poi di promuovere il miglioramento. E noi siamo un'istituzione nazionale, quindi chiaramente non ci possiamo occupare di fare formazione residenziale per tutti i colleghi che partecipano alla sorveglianza, quindi abbiamo fatto le FAD, la formazione a distanza, che oggi la dottoressa Daloia vi presenterà, stanno andando benissimo. Abbiamo promosso progetti di ricerca, quelli sui IARMIS, e abbiamo fatto una prima linea guida, speriamo di avere le risorse e la forza per farne altre nei prossimi anni. All'azione deve seguire poi la verifica degli esiti, perché se tutto questo sistema che abbiamo messo in moto non è in grado di produrre un miglioramento in termini di benefici di salute per le mamme e per i bambini, chiaramente siamo sulla strada sbagliata. Quindi il momento della verifica è il momento essenziale per perfezionare gli obiettivi. Noi oggi siamo arrivati alla verifica. È complesso, perché la sorveglianza attiva è partita nel 2013, abbiamo bisogno di anni perché studiamo fenomeni molto rari, quindi i numeri sono piccoli e quindi ci serve molto tempo per poter capire qual è l'impatto delle iniziative che stiamo promuovendo. Però siamo tutti concentrati nel trovare modi per verificare se quello che stiamo facendo è utile, e oggi ci sarà la presentazione del dottor Accorsi, che riporta l'esperienza dell'Emilia Romagna in merito alle azioni che sono state promosse per la prevenzione e il trattamento dell'emorragia del postpartum. Quindi questo era il nostro
sogno. E sapere che a distanza di 10 anni siamo arrivati qui a chiudere il cerchio ci rende particolarmente orgogliose e contente. Chi ha fatto questo e chi sta facendo questo? Tutta questa parte della sorveglianza ostetrica è gestita da 5 donne del nostro reparto salute della donna e dell'età evolutiva. Sono 5 donne appassionate che lavorano con dedizione. Io sono veramente riconoscente a tutte loro, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Insieme ci abbiamo anche 12 figli, per cui siamo molto multitasking come tutte le donne. E diciamo che la cosa più difficile è trovare questo punto di equilibrio tra la rapidità delle cose che si devono fare e l'accuratezza con cui devono essere fatte. Questa è la sfida che stiamo portando avanti. Certo, se avessimo un altro po' di risorse umane forse potremmo farlo con maggiore tranquillità, però teniamo duro. Quali sono gli ingredienti di questo lavoro? Sono quelli che leggete qui. C'è un metodo, un rigore scientifico che è dovuto al sistema di sorveglianza di salute pubblica di cui ci occupiamo, però c'è anche tanta allegria, tanta tenacia, tanta passione che caratterizza le persone che lavorano a tutto questo. E queste caratteristiche le abbiamo riscontrate anche nei professionisti delle reti regionali con cui lavoriamo. Sappiamo che ci sono persone che hanno avuto anche difficoltà, come tutti noi nel lavoro, ma hanno sempre questa scintilla di passione, per cui coinvolti in questo genere di progetti danno tantissimo con grande generosità. Noi guardiamo a una ricerca che sia appunto una risorsa messa al servizio della collettività, collettività intesa come cittadini, come professionisti sanitari, come organizzazioni, e speriamo anche che i decisori politici siano i destinatari dei risultati della nostra ricerca. Quindi questa è la bussola che ci guida, e gli ormeggi che scegliamo sono sempre molto, molto sicuri, molto robusti, perché sappiamo che abbiamo bisogno di lavorare population based in modo da avere coinvolte tutte le realtà assistenziali. La sorveglianza ostetica non partecipano solo i grandi ospedali, partecipano i grandi, i piccoli, partecipano gli ospedali pubblici e quelli privati. E questo è molto importante, perché solo questo ci consente di produrre tassi di incidenza e ci permette di confrontarci anche col resto del mondo. Gli ormeggi sicuri servono anche perché noi sappiamo che i bisogni delle donne sono complessi, sono mutevoli nel tempo, e quindi da questo punto di vista bisogna essere molto molto attenti, non solo per le donne ma anche per i professionisti sanitari che le assistono quotidianamente nel percorso nascita, che è un percorso che non riguarda solo il momento del parto. Allora, venendo ad oggi, ci auguriamo che sia una giornata ricca di confronto, come abitualmente è in quest'aula. E ci sono ancora un po' di posti, se qualcuno rimane in piedi lo devo dire, c'è un'altra aula in cui è previsto il collegamento tramite monitor, perché è proibito stare in piedi in quest'aula. E speriamo appunto di saper dare anche una valorizzazione alla dimensione della qualità della cura, perché questo è un aspetto importante, in particolar modo per il percorso nascita. E poi auguriamo a tutti di poter portare a casa qualche conoscenza nuova e principalmente qualche buon proposito per quello che si fa nel proprio punto nascita, nella propria realtà assistenziale. I quesiti da cui vogliamo partire sono questi. Sappiamo veramente rendere visibili problemi, prospettive e punti di vista che purtroppo delle volte la ricerca dominante trascura. Per noi questo è un obiettivo importante. E l'altro obiettivo che caratterizza la nostra ricerca intervento, come dicevamo, è quella non solo di comprendere come le cose funzionano, o anzi non solo di comprendere se le cose funzionano, ma come funzionano. A noi interessa capire quali sono le criticità, quali sono i meccanismi che portano agli esiti sfavorevoli, perché solo questo ci permette poi di correggerli. E poi ci cimentiamo sempre con il problema del trasferimento della conoscenza. Oggi pomeriggio ci sarà Luca De Fiore, che è il direttore del Pensiero Scientifico Editore, che è venuto e ci parlerà appunto della trasmissione della conoscenza in ambito sanitario, ed è un tema difficile anche per noi. La giornata è organizzata in 3 sessioni, l'avete visto dal programma. La prima sessione è dedicata ai risultati della sorveglianza ostetrica e quindi ci sarà la dottoressa Maraschini che presenterà i risultati del Record Linkage, e io presenterò i risultati della sorveglianza attiva, che sono le 2 metodologie che adottiamo per la sorveglianza ostetrica. Poi ci sarà una sessione ampia dedicata invece alla ricerca intervento attraverso il progetto dei NIRMIS. Il primo progetto di NIRMIS di cui oggi vi presenteremo i risultati è quello relativo alle emergenze emorragiche. E questa sessione
vedrà i risultati del progetto, che per la prima volta sono quelli definitivi, anche se c'è ancora da lavorare su quei dati, e poi vedrà l'esperienza della Regione Emilia Romagna, come vi dicevo prima, e poi una relazione molto particolare per la quale ringraziamo la dottoressa Castagnera e la dottoressa Bestetti, che sono venute appositamente da Milano, e che parlerà dell'impatto non di natura fisica ma di natura psicologica di questo genere di eventi sia sulle donne che sui professionisti sanitari. E dopo pranzo ci sarà la dottoressa Lega, che invece farà un approfondimento sul progetto relativo al disagio psichico. Abbiamo deciso di approfondire i tanti casi di suicidio che abbiamo trovato nella sorveglianza ostetrica. La sorveglianza ostetrica è una fornace di informazioni, mette luce su aspetti che ignoriamo o non, di cui non abbiamo idea della dimensione, e quindi questa parte del disagio psichico è una parte su cui ci siamo sentiti doverci muovere rapidamente, quindi lei vi racconterà meglio che cosa abbiamo fatto. E nel pomeriggio invece, come vi dicevo, ci sarà una relazione sulla comunicazione in ambito sanitario e una relazione di una filosofa, Giusy Venuti, che sostituirà Paola Mosconi, che avete nel programma, perché purtroppo il programma era già stato stampato quando la dottoressa Mosconi ha dovuto dare forfè per un problema personale, e abbiamo invitato Giusy Venuti, che ci parlerà dell'etica della cura, che ci sembra un altro argomento molto pertinente per la metodologia del nostro lavoro. Quindi la sessione del pomeriggio, buongiorno professore, la sessione del pomeriggio sarà appunto dedicata a inquinare un po' questo approccio squisitamente medico e ad avere un punto di vista diverso che guarda però alle stesse tematiche di cui ci occupiamo noi con la sorveglianza. E chiudo ringraziando il Ministero della Salute, che in questi anni ci ha supportato nei progetti, finanziandoli e dando anche spazio a iniziative nuove come la sorveglianza della mortalità perinatale, le regioni, quelle che già partecipano al sistema di sorveglianza e quelle che sappiamo sono desiderose di entrare, e vedete quali sono, e l'Istat, perché nel 2017 finalmente siamo riusciti a sederci intorno a un tavolo, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Istat, per vedere di fare un record linkage nazionale, di cui adesso vi parlerà la dottoressa Maraschini, con i flussi sanitari, e vedrete che le difficoltà non mancano anche in questa iniziativa. I ringraziamenti più sentiti personalmente vanno ai professionisti sanitari che partecipano alla rete, vanno a tutte quelle persone che all'interno dei presidi sanitari trovano il tempo e la disponibilità per segnalare i casi incidenti di morte materna, di morte perinatale, di near miss, che fanno questo lavoro aggiunto con grande generosità. Vanno a tutti quei professionisti che fanno parte dei comitati regionali per le indagini confidenziali, a tutti i colleghi della rete del rischio clinico che abbiamo coinvolto fin dall'inizio, perché sono tutte persone che in maniera molto generosa mettono a disposizione la loro professionalità e la loro competenza per rendere possibile i risultati che oggi vedremo. Senza di loro tutto questo sarebbe assolutamente impossibile. Ringrazio le società scientifiche, perché dopo un iniziale periodo di difficoltà di condivisione di progetti e di obiettivi, invece adesso siamo in un periodo felice in cui anche le società scientifiche, vedete quante, ci sostengono, collaborano, abbiamo obiettivi comuni, progettualità comuni, e speriamo che questo sodalizio sia sempre più robusto nel tempo. In particolar modo devo ringraziare la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, che quest'anno ha finanziato i corsi FAD sulle emorragia del postpartum, completamente nuovo, e il corso sui disordini ipertensivi della gravidanza, che invece è una edizione della edizione precedente. E poi voglio ringraziare, anche se non sono qui, i colleghi del network dell'INOS, è il network internazionale nel quale siamo entrati nel 2012, che ci permette di confrontarci con il resto del mondo, che ci aiuta, ci sostiene, ci dà un sacco di dritte, perché loro sono partiti molto prima di noi, quindi anche da un punto di vista metodologico questa collaborazione è molto preziosa per noi. E ovviamente tutti quelli che ci accompagnano e ci sostengono in questa avventura, e speriamo veramente di continuare a mantenere questo gruppo affiatato così come è stato in questi primi 10 anni. Io vi ringrazio e vorrei dare la parola al professor Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che è venuto a darci un saluto, e poi inizieremo con la prima sessione dei lavori.